La grande lirica del Taranto Opera Festival torna a Taranto con quattro spettacoli. Nel Teatro Fusco, di recente ristrutturato, è stata presentata la stagione invernale 2019-2020. Abbiamo dato la nostra disponibilità mettendo a disposizione il teatro, perché poi alla fine questo è un teatro comunale, è un teatro che deve, in cui devono succedere tante cose belle. Mi permetto anche di sottolineare una cosa bella e importante, che sarà il coinvolgimento degli studenti, perché poi forse è la parte più bella che ci interessa di più del progetto, al di là delle opere liriche, che sono tutte opere insomma, molto conosciute e con grandi regie e grandi interpreti. Ma c'è questo, il coinvolgimento delle scuole con la stessa Caterina Ciarelli che in occasione dell'opera di cui curerà la regia sarà in giro per le scuole a raccontare la lirica e ad avvicinare i ragazzi alla lirica. La caratteristica principale è quella di portare grandissimi nomi e affiancarli a giovanissimi talenti, quindi ogni opera avrà dei grandissimi nomi, come appunto il Rigoletto avrà due grandissimi soprani che interpreteranno Gilda, in una recita ci sarà appunto la Eriko Sumiyoshi, grandissimo soprano giapponese, in un'altra ci sarà Rasha Talat dal Cairo Opera House, dove io appunto lavoro, e poi ci saranno tanti altri grandi ospiti. Tra l'altro nel Rigoletto ci sarà anche il premio alla carriera al grandissimo tenore Vittorio Terranova, che è stato uno dei più grandi tenori al mondo dopo Alfredo Kraus, per lo stesso repertorio, che 30 anni fa ha cantato il Rigoletto proprio a Taranto con un cast incredibile, e quindi ho voluto riportarlo qui dopo 30 anni per prendere un premio alla carriera. Questo per quanto riguarda il Rigoletto. Per quanto riguarda invece il Barbiere di Siviglia, avremo come special guest Domenico Colaiani, che abbiamo già visto nell'Elisir d'Amore, e direttore artistico invece del Teatro Goldoni di Livorno sarà il regista dell'opera, poi ci sarà un bravissimo direttore dal Kazakistan, poi ci sarà il concerto dei tre tenori, che non ha bisogno di presentazione, e poi ci sarà la Cavalleria Rusticana con la regia della grandissima Katia Ricciarelli.